corre il sostizio per Aisla Firenze. È la virtual run organizzata dal gruppo podistico della polisportiva Oltrarno in occasione della giornata mondiale sulla SLA, sclerosi laterale amiotrofica, un'iniziativa con il patrocinio del Comune di Firenze, ideata in modo da evitare assembramenti, alla quale hanno partecipato centinaia di persone correndo o anche solo camminando per 5 km in qualunque luogo e con qualunque percorso. Abbiamo corridori anche da Bruxelles, da tutte le parti d'Italia, da Mazara del Vallo, ed è stata una cosa straordinaria perché l'abbiamo messa su in una settimana praticamente. Che cos'è la SLA? La SLA è una malattia terribile, una malattia neurodegenerativa che colpisce progressivamente i neuroni del movimento e quindi la persona che ne è colpita perde gradualmente e inesorabilmente l'autonomia motoria, deglutitoria, fonatoria e respiratoria. E quindi ad oggi purtroppo è una malattia che non ha una cura, ma una cura diciamo farmacologica, ma ha una serie di cure che a noi piace chiamare così perché servono a rallentare il progredire della malattia. Si è parlato molto delle malattie scomparse durante questo lockdown. Da un giorno all'altro sono stati azzerati tutti i servizi domiciliari, le terapie domiciliari, e Aisla in questo non è mai stata ferma, quindi noi siamo sempre stati vicino alle nostre famiglie in tutti i modi possibili. Chiaramente è mancata la fisioterapia.